Okay. Il presidente del Comitato regionale Calabria, Saverio Mirarchi. Abbiamo con questo evento inaugurale dato sostanzialmente il via alla 60ª edizione del Torneo delle Regioni che svolgeremo per la prima volta in Calabria e che vedrà su tutto il territorio regionale 1200 tra atleti, tecnici, dirigenti, arbitri che si contenderanno il titolo di campione d'Italia per categoria. È stato un impegno gravoso, importante, abbiamo deciso di ospitare e di dare soddisfazione all'intero territorio regionale, ogni girone sarà ospitato in una delle province calabresi e al termine della prima fase le qualificate si sposteranno nella città metropolitana di Reggio Calabria per contendersi la fase finale. Siamo speranzosi di poter offrire ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze la proverbiale ospitalità del territorio calabrese e siamo certi che l'intera regione saprà ospitarli nel migliore dei modi per far sì che oltre all'aspetto agonistico, sportivo, tecnico, anche l'aspetto culturale possa accompagnare questa settimana in Calabria. Avremo l'opportunità di far visitare le nostre bellezze, i nostri territori, i bronzi di Riace che sono ospiti al Museo di Reggio Calabria che sarà uno dei momenti, mi auguro, da questo punto di vista più entusiasmanti che potremo offrire alle regioni d'Italia. E ora da domani si inizierà a giocare, e la parola passa ovviamente ai palazzetti dello sport, ai campi e non resta che dare il benvenuto in Calabria, il buon divertimento e l'in bocca al lupo a tutte le comitive, a tutti i gruppi squadra. Grazie Presidente. Il delegato regionale calcio a 5 dell'LND Calabria, Giuseppe Della Torre. Sì. Buonasera, ci troviamo in questa splendida sala e onestamente stiamo coronando un percorso che abbiamo iniziato dal mese di dicembre affinché le nostre quattro rappresentative under 15, 17, 19 e femminile possano ancora una volta difendere i colori della Calabria per come tradizione è, perché voglio ricordare che noi con la Under 19 siamo stati campioni d'Italia e vice campioni d'Italia, con la Under 15 siamo stati campioni e vice campioni d'Italia e con la femminile l'anno scorso, nella passata stagione, abbiamo raggiunto la terza posizione. Quindi significa che questo lavoro che le nostre società continuamente stanno sviluppando in Calabria porterà sicuramente a dei buoni risultati che speriamo fortemente di centrare in questa fase di Reggio Calabria. Parte di una manifestazione così importante e così significativa, sappiamo che viene da lontano perché siete in una struttura molto bella, che è un fiore all'occhiello per la nostra città e noi siamo felici che siate qua, siamo molto felici. Non so che tempi avrete, non so se riuscirete a godere un pochino della nostra città, del suo mare, del suo centro storico, ma in ogni caso siamo felici di sapere che Catanzaro vi ospiti, vi posso ospitare, più bello del mondo, anche se stiamo cercando di migliorarlo, ci investiamo tanti soldi per tra qualche giorno partiranno i lavori per rifare la copertura. Sono stato anche un giocatore scarso di calcio a 5 e sono stato anche un arbitro forse un pochino meno scarso di calcio a 5, quindi ho seguito con
da sindaco della città capoluogo della Calabria farò il tifo non per il Piemonte, non per la Valle d'Aosta, non per il Friuli, non per l'Emilia Romagna, ma per la squadra della mia, per la mia regione, però so che in questo caso quello che è importante è che sono anche molto contento di sapere che ci sarà anche il torneo femminile. Questo è anche un grande segno di crescita della disciplina e di crescita dello sport in generale. Sto cercando di supportare lo sforzo organizzativo davvero significativo e considerevole che è stato messo in atto. Di qua la Calabria è una terra straordinaria, ma qua è tutto un percorso. Speriamo di riavervi poi in Calabria e a Catanzaro in futuro. Grazie di essere qui. Grazie, perché non è scontato oggi le amministrazioni, un po' come tutto ciò che appartiene al vivere civile, alle sue problematiche, alle sue difficoltà, anche di natura ovviamente economica, perché chiaramente il momento storico è quello che è, l'amministrazione che fa il possibile per cercare di stare vicino alle iniziative che vengono messe in campo per che questi eventi, queste manifestazioni rivolte ai giovani poi possano, e quindi grazie anche per quello che l'amministrazione di Catanzaro ha potuto fare per questi ragazzi, perché ovviamente quello che si fa è ragazze, si fa per loro. Catanzaro, aggiungo ovviamente ringraziamenti alle nostre associazioni sportive sul territorio, perché saranno insieme a noi coadiuveranno l'organizzazione di questo evento. Ringrazio anche le alcuni, sono 12 i comuni che ci hanno dato la loro disponibilità per ospitare questo evento. Ringrazio ovviamente la Lega Nazionale Dilettanti che ha dato l'opportunità insieme al suo consiglio direttivo alla nostra regione, non si era mai svolto qui nei nostri territori, e che per questa ragione insieme al consiglio direttivo del fondatore generale, insieme al Piano della Torre, che è responsabile del calcio a 5, insieme agli uffici, insieme alle nostre delegazioni provinciali, abbiamo intrapreso con grande trascorrere una settimana in Calabria che sia una settimana sportivamente entusiasmante, ma anche che vi garantisca, vi possa far vivere tutta quell'ospitalità che tanto è rinomata nei territori della nostra Calabria. Riunire i 1300 atleti, accompagnatori che ospitiamo in Calabria, così come ultimamente si è fatto, insomma, in altre edizioni del torneo, in un villaggio ce li abbiamo, mettere tutti in questa organizzazione. Ma una notte mi sono svegliato dopo aver quasi chiuso l'accordo con questo villaggio e ho detto, dico, ma perché? Tra le altre cose, detto tra virgolette, ma lo dico tra amici, è l'opportunità a questi giovani, a queste ragazze, di vivere tutto il territorio calabrese. Per cui il mattino dopo ho riunito il consiglio, ho riunito tutta l'organizzazione, il comitato organizzatore, e abbiamo insieme condiviso l'idea di distribuire l'organizzazione di questo torneo su tutto, e qui ce ne siete tanti, comprende che cosa significa ospitare 1200 persone in 5 territori diversi, in una regione come la Calabria che non è raccolta, la conosciamo, una regione lunga 400 km, per cui ci siamo assunti un impegno molto grosso, ma siamo di vivere insomma quello che è il nostro territorio, e questo ovviamente ci piaceva piacere farlo e lo abbiamo fatto. Il torneo sarà un momento di crescita, un momento di confronto, per sicuramente un motivo di crescita culturale oltre che sportiva, e quindi avranno una grande opportunità. Io il torneo delle regioni l'ho fatto quando ero ragazzino, l'ho fatto giocando a calcio a 11, perché io sono stato un bravo calciatore calcetto, cioè si giocava a calcio in uno spazio ridotto. Oggi il futsal è un'altra cosa, orgogliosamente un'altra cosa, e quindi ho partecipato, mi dicevo, a questo torneo delle regioni, di conoscere tanti miei compagni e che mi porto dietro nella mia storia sportiva. Unica perché ho conosciuto mia moglie in quell'occasione, che poi è diventata la mia compagna di vita. Terzo, calcio 5 entra a far parte del movimento degli sforzi della Lega Nazionale Dilettanti. Lo farà in un modo particolare, perché ogni regione sarà rappresentata da un campione nazionale. Quindi anche il campione della regione di calcio 5 entrerà a far parte degli sforzi
di questa manifestazione, lo farà nel modo forse più bello possibile. Come ci dà una mano e cercheremo di dare la giusta evidenza a chi ci accompagna nell'organizzazione del torneo. Mi auguro di cuore che vada tutto bene le squadre, i gruppi squadra finalisti, ma io lo auguro ovviamente a tutte quante le nostre partecipanti. Se qualcosa non dovesse, sicuramente ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile. Buona permanenza in Calabria e buon divertimento. Prima di chiudere, a tutti i partecipanti, atleti, dirigenti, tecnici, giornalisti, agli appassionati di calcio e di questa storica competizione nazionale, alle città e ai suoi popoli che si rappresentano, rivolgo il saluto cordiale degli organizzatori, delle autorità, degli sportivi e dell'intera Regione Calabria. Nel nome dello sport che pratichiamo con passione, ci impegniamo ad onorare con agonismo, lealtà e correttezza questa competizione. Desiderosi di conoscersi, confrontarsi e comprendersi. Dichiaro aperta la 60ª edizione del Torneo delle Regioni 2024 di Calcio a 5. Sul campo.